Io sto parlando di uno degli eventi più attesi dell'anno dai seguaci di Bacco, parlo proprio del Vinoforum 2013, di cui parlerò con Emiliano De Venuti, niente di meno che il produttore e regista del Vinoforum. Buongiorno Emiliano. Buongiorno, ciao. Come stai? Tutto bene, benissimo, sotto al sole finalmente. Sì, è arrivata l'estate, io credo che aspettasse proprio il Vinoforum per arrivare, no? Che dici sì, tu? Sì, siamo dati appuntamento proprio oggi. Esattamente, perché questa manifestazione andrà dal 7 fino al 22 giugno, giusto? Sì, dal 7 al 22 giugno, siamo a Lungotevere Maresciallo Diaz, e, dalle 19 alle 24, per cui tutte le sere. Esattamente, poi si sviluppa proprio nel cuore della capitale, in un villaggio in plein air di 10.000 metri quadrati, voglio dire. Sì, insomma. Siamo praticamente nel cuore di Roma e siamo a Ponte Milvio, prima di Ponte Milvio, alla Farnesina. Senti, quali saranno gli eventi che accompagneranno questa iniziativa? Allora, guarda, abbiamo quest'anno è il nostro 10° compleanno, anno di nascita, per cui abbiamo voluto alzare un po' il tiro. Per cui abbiamo il progetto Cantine da Chef, che prevede 28 chef in 16 giorni, dalle 3 stelle Michelin alle grandi osterie e grandi emergenti. Per cui sul nostro sito vinoforum.it potete vedere i calendari e acquistare anche i biglietti. I chef sono in abbinamento ovviamente alle cantine ospiti nel villaggio, per cui è proprio un piccolo, sono due teatri del gusto dove poter assaggiare in diretta e vedere gli chef che cucinano. E poi altri eventi che comunque si alternano all'interno di ogni serata, sempre ovviamente dedicati al mondo dell'enogastronomia. Molto bello, quindi eventi musicali per esempio? Eventi musicali, quest'anno abbiamo tanta musica ma in streaming, quindi abbiamo deciso di fare una playlist Vinoforum e allietare i nostri visitatori con le nostre scelte. Ma certo, c'è tanto altro, per cui sì, quest'anno ci sono molti, molti ristoranti street food, in cui parliamo di pasta bar, panini gourmet, caviar bar, pesce, insomma pescheria a vista dove si può mangiare, il tutto in versione street. Chiarissimo. Senti, io qui leggo che il pubblico potrà accedere alla manifestazione attraverso l'acquisto ovviamente del biglietto d'ingresso. Certo, però c'è sì, una particolarità: il venerdì e il sabato ogni partecipante avrà diritto ad una tesserina con solamente con 10 12 degustazioni, ma tutti 12. I giorni, non soltanto il venerdì e il sabato. Ah, tutti i giorni? Tutti e 16 giorni, 12 degustazioni, per cui comunque insomma non per gli appassionati poche. Quelli veri sono un po' pochi o no? Io non lo so, perché dopo scusami, uno per gli appassionati sentito del vino, gli amanti di quest'arte. Beh no, calcola che 12 degustazioni anche per un sommelier stancano un pochino, per cui sono giuste, dai, perché sono non sono anche grandi tanti bicchieri. Sì, ricordiamo sempre che noi siamo promotori del bere responsabile. Esattamente. E con cultura, quindi sapere cos'è che si beve, questo è il messaggio importante di Vinoforum, che vuol dare soprattutto ai giovani che approcciano al mondo del vino e anche coloro che non conoscono il comparto enogastronomico. Ecco, quindi è un momento per dare molta cultura. Certo, anche perché non è che partecipino solamente gli esperti, diciamo, è un modo per conoscere, certo. Senti, e come siete organizzati? Avete un programma? Ma nel senso, appunto, dicevi che voi siete appoggiate comunque la sicurezza, il bere responsabilmente, eccetera. Voi avete un modo per fare in modo, insomma, che le persone quando escono da lì hanno una possibilità, insomma, di certo non guidare. Allora guarda, allora ti dico, innanzitutto per noi il termine insomma alcol e ubriaco è un termine che cerchiamo sempre di evitare. Perché? Perché i sommelier che sono qua, quindi dell'Associazione Italiana Sommelier, sanno che quando versano il vino, quando parlano con le persone che sono al di là del banco, è un momento di incontro e di cultura, significa che comunque si spiega sempre, si parla di ciò che si beve, quindi il prodotto territoriale, il prodotto legato a tanti fattori, il tutto legato ovviamente a un momento ludico, perché non è che si fa lezione di vino, è un momento molto conviviale che però si affronta con molte chiacchiere, per cui diciamo che il nostro bere responsabile e consapevole è attraverso le persone, cioè noi facciamo tanta comunicazione, oltre alla comunicazione visiva che avviene all'interno del villaggio, ma è molta comunicazione verbale, perché per noi è il miglior modo per poter affrontare questo discorso. Certo. Senti, tu sei il produttore e il regista del Vinoforum. Sì. Ma che cosa vuol dire? Cioè, che cosa fai?
faccio quello che dice la nomenclatura, nel senso produttore, perché lo produco, uh-huh, e quindi è un format di mia proprietà, e è il mio, insomma, è il mio piccolo piccolo grande figlio, per cui lo produco e la regia, perché mi diverto molto a creare questi nuovi concept che metto all'interno di Vinoforum, dal cantine da chef, che è il progetto degli chef, ma tante altre cose che poi vedrete all'interno del villaggio. Quindi diciamo il regista, perché è una parte un po' creativa, ovviamente io e il mio staff. Tu hai lo staff di solo donne. E non ci puoi anticipare qualcosa, visto che siamo tutti trepidanti per questa serata? Guarda, io ti ho accennato un po' di cose, però scusami tanto, ma mi riservo di raccontarti il tutto, okay, ma dovete venire qua, perché sennò sarebbe, certo, troppo semplice, dai. Certo, sicuramente. Allora, saremo tutti presenti, berremo responsabilmente, conosceremo tantissimi vini nuovi. Io, Emiliano, ti saluto e ti ringrazio. Ci vedremo in una di queste sere. Ok, un saluto a tutti, ciao. Ciao.